24 ottobre 2015, oggi è la giornata dell'assistente familiare che si svolge in cascina brandezzata con la consegna dei certificati di acquisita competenza degli assistenti familiari che hanno fatto il corso specialistico per pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili, sclerosi laterale amiotrofica, demenza, stati vegetativi e altre situazioni complesse. Abbiamo evidenziato l'importanza dell'assistente familiare per quanto riguarda l'assistenza ai nostri pazienti con limitata autonomia, alle persone con limitata autonomia. Abbiamo la fortuna di avere qui anche, che ha consegnato i certificati, la dottoressa Carla Piersanti, che è la responsabile dell'ufficio Curami del Comune di Milano, che viene anche chiamato ufficio delle badanti, che svolge un ruolo molto importante, per cui desideriamo avere la massima collaborazione noi di Cascina Brandezzata, noi di questi corsi di formazione per assistenti familiari, con il loro ufficio che svolge un ruolo, a mio avviso, fondamentale per quanto riguarda, diciamo, l'incontro tra chi ha bisogno e chi offre la propria disponibilità per assistere a domicilio i pazienti. Carla, ci vuoi dire che cosa fa l'ufficio vostro, Curami, del Comune di Milano? Allora, il nostro ufficio è un servizio che aiuta le famiglie a trovare la persona, diciamo tra virgolette, più giusta per poter assistere in casa un proprio familiare. Quindi noi ci attiviamo per incontrare e colloquiare le assistenti candidate e per inserirle poi in un database che raccoglie i profili professionali. A questo punto, dopo l'analisi del bisogno della famiglia, noi facciamo questo matching, quindi operiamo per selezionare la persona, le candidate. Di solito presentiamo 3 candidate alle famiglie, in modo che le famiglie poi, con la nostra mediazione, possano scegliere la persona che può assistere in famiglia. A quel punto si fa un regolare contratto di lavoro e la persona, poi l'assistente familiare, comincia il proprio lavoro in casa. A questa attività aggiungiamo anche, affianchiamo un'attività comunque di monitoraggio, di orientamento sia alle assistenti familiari che alle famiglie, quindi diamo tutte le informazioni inerenti il contratto del lavoro domestico, e c'è quindi un grande lavoro di consulenza per le famiglie innanzitutto, ma anche per le assistenti familiari, rispetto a quelle che sono anche tutte le pratiche di tipo più amministrativo. Un'altra attività molto importante per noi è l'attività di collaborazione nell'ambito della formazione, quindi con grande piacere abbiamo iniziato questa collaborazione con il professor Andreoni per tutta quella che è l'attività di sempre più analizzare quello che è il profilo dell'assistente familiare rispetto alle sue abilità, alle sue competenze, e quindi unire anche questo aspetto formativo e di aggiornamento continuo che è fondamentale per operare in famiglia con una professione così delicata e importante come quella dell'assistente familiare. Grazie Carla, noi avremo bisogno della massima collaborazione, tu sai, dei nostri corsi specialistici di formazione per assistenti familiari, e sai anche che in Cascina Brandezzata c'è un'associazione che si è costituita da parte degli assistenti familiari che vogliono valorizzare questa attività, questo lavoro che è così importante attualmente nel nostro paese. Noi molto volentieri attendiamo e aspettiamo di incontrare e conoscere gli assistenti che qui si formano. Grazie. Grazie.